Ciao ragazze, ciao ragazzi, ancora video recensione. Giù nell'info box vi lascio la lista completa dei prodotti di cui stiamo per parlare. Questo video sarà un po' un mix. Partirei subito da questo integratore per unghie, capelli e pelle della Swiss, ad alto contenuto di biotina, zinco, capelli, pelle e unghie, vitamina C. Formazione del collagene, prodotto con elevati standard qualitativi con attestato di cardiomariano, 60 compresse, uno al giorno. Swiss è una società australiana operante nel settore della salute e del benessere con il fine di aiutare le persone a vivere più sani e più felici. La ricerca nel campo degli integratori alimentari è in rapida evoluzione e lo sono anche le formulazioni Swiss, che riflettono le più recenti scoperte. Swiss si impegna in continuo investimento nello sviluppo di nuovi prodotti nella ricerca scientifica, indipendentemente dai suoi e i suoi indipendente e i suoi integratori. Sono prodotti con elevati standard qualitativi per integrare la tua nutrizione, a sostegno della salute e del benessere da oltre 40 anni. Dietro ovviamente c'è l'indicazione di che cosa contiene ogni capsula che va presa, come abbiamo letto prima, una al giorno. Allora, è una formulazione multinutriente ad alto contenuto di biotina per un supporto nutrizionale che agisce dall'interno. Capelli, pelle e unghie, la biotina contribuisce al mantenimento di capelli e pelle sana. Lo zinco contribuisce al mantenimento dei capelli, pelle e unghie sani. Formazione del collagene. La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle. Il collagene è una proteina strutturale e svolge un ruolo nel tessuto connettivo per aiutare a mantenere la pelle in salute. Stress ossidativo. Lo zinco e la vitamina C contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. È stato prodotto con elevati standard qualitativi per fornire nutrienti chiave a comoda dose da compressa al giorno. Vabbè, consigliano di prendere la compressina durante o immediatamente dopo i pasti, in base alle raccomandazioni del medico. Si chiede di non superare la dose ovviamente giornaliera, queste sono le solite indicazioni. Tenere fuori dalla portata, non vanno assunti per sostituire, va bene, una dieta, quindi consiglio, come tutti gli integratori, consiglio uno stile di dieta e di nutrizione sano e ovviamente utilizzare gli integratori per un surplus, qualora dovessero mancare i nutrimenti rispetto a questi tipi proprio particolari di vitamine e anche altro. Poi, io vabbè, la confezione l'ho già terminata, quindi non vi posso far vedere neanche una pasticchina, però non sono molto grandi, scendono giù molto facilmente. Volevo vedere se c'è scritto qualcosa in più rispetto alla scatola esterna. È prodotto in Germania. No, non c'è scritto più nulla. Allora, io la cura con questo integratore l'ho fatta da metà di settembre, se non erro, sì, metà settembre più o meno, intorno al 13-14, ora non mi ricordo il preciso il giorno, e prendevo l'integratore sempre dopo i pasti, prima di prendere il caffè, dopo il pranzo, prima di prendere il caffè. Allora, io ho iniziato a prendere questo integratore più o meno a metà settembre. E sono andata avanti ovviamente fino a metà novembre senza interromperlo mai, quindi tutti i giorni dopo pranzo ho preso il mio integratore. La prima cosa che ho iniziato a vedere, anche se già avevo iniziato a giocare a pallavolo, non avevo ancora del tutto limato, comunque accorciato a livello unghie da giocatrice le mie unghie, perché non stavamo ancora affrontando il campionato, quindi eravamo ancora in preparazione fino a
Secondo me, fino a fine ottobre ho tenuto comunque le unghiette un pochino più lunghe ed erano molto 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 forti. Non si sono spezzate, non le sentivo secche e aride, anche se erano relativamente lunghe. Io comunque cambio lo smalto tutte le settimane. Non ci sia stata forse una settimana in cui non l'avevo cambiato. E quindi le mie unghie io le vedevo sempre molto rinforzate, dure, che crescevano molto bene. Per quanto riguarda i capelli, finita la cura a inizio dicembre più o meno sono andata a fare i colpi di sole. Oggi ne abbiamo 15 gennaio, quindi è passato un mese e mezzo più o meno, da un mese e 20 giorni da quando ho fatto i colpi di sole. Ora ho i capelli sporchi, ma io ho già, diciamo, un paio di dita di tanto di ricrescita, quindi il mio capello e la mia amica che mi fa i colpi di sole me li fa veramente attaccatissimi, lascia giusto 1 mm, quindi i miei capelli in un mese e mezzo sono cresciuti di tanto. E considerando i miei capelli e considerando che la mia crescita è molto lenta e ho i capelli fragili, eccetera, io da quando li ho tagliati ad ottobre, era ottobre, no, era settembre, ho i capelli molto molto lunghi, ne avevo tagliati veramente un bel po', ho detto al mio parrucchiere di tagliarmelo un bel po', poi me ne rendo conto anche con la ricrescita dei colpi di sole, in un mese e mezzo io ho recuperato un bel po', quindi suppongo che ovviamente dal taglio siano venuti ancora di più. Vedendo anche la sottospecie di frangetta che mi ero fatta fare, vabbè ora ho solo due piccole ciocchettine avanti. Diciamo che quando l'ho tagliata arrivava qui, doveva arrivare perché la volevo già aperta e comunque sono cresciuti tanto. Per quanto riguarda la pelle, purtroppo sotto questo punto di vista non posso dare tutti i meriti all'integratore perché io dal mese di settembre ho smesso di fumare. Quindi togliendo le sigarette, si sa che le sigarette ingrigiscono, il fumo di sigarette ingrigisce la pelle e io da quando ho tolto questo brutto vizio, vedo la mia pelle molto più rosea, molto più luminosa, splendente. O la vedo o me la sento perché mi sono liberata di un peso grosso che avevo, anche economico e soprattutto di salute che avevo. Quindi mi sento, mi vedo la pelle molto più bella. Non voglio dare il merito a loro, ma voglio dare il merito a me stessa che finalmente, dopo 20 anni di sigarette, ha deciso una mattina di punto in bianco di prenderle e buttarle. Vi dico solo questa cosa, probabilmente la ridirò anche in un mi preparo con voi. Quando ho smesso di fumare, buttai la sigaretta che mi accesi quella mattina a un tiro, la lanciai dal balcone praticamente. E da settembre, ora siamo a gennaio, io ho ancora quel pacchetto di settembre dove sono rimaste poche sigarette qui a fianco a me. Mi deve ricordare che io sono più forte. Ho avuto un po' di cali, ma ne riparleremo perché questo è un video recensione. Non voglio da mettere altri argomenti in padella. Tutto il resto mi sono trovata veramente bene. Uno dei migliori integratori che ho usato nell'ultimo periodo. Ne uso diversi durante l'arco dell'anno. Allora, in primavera prendo quello alla vite rosse per rinforzare i capillari, i vasi sanguigni, eccetera. In estate, poco prima dell'esposizione solare, prendo sempre quelle alla biotina, come si dice? A beta carotene, ho sbagliato, per rinforzare la pelle per l'esposizione solare e poi post estate sempre quello per i capelli. E mi sto trovando bene. Andiamo avanti perché ne ho parlato anche troppo. Profumo Eau de Toilette della Yves Rocher della linea Un mattino nel giardino al Cherry Bloom, oppure in francese Cerisien au fleur. Va bene. Ciliegi in fiore. Allora, è un Eau de Toilette da 100 ml, la confezione è molto carina e sta da Dio sulla mia postazione trucco, è trasparente, un po' rosina nel contenuto e ha un profumo
Me lo sono anche spruzzato in faccia e ha un profumo bellissimo, mi piace tantissimo. Non dura tantissimo sulla pelle, comunque, ripetiamo, è un eau de toilette, quindi non è super resistente, però mi piace, quindi mi piace anche applicarlo più e più volte durante la giornata, quando ovviamente mi ricordo, quando sono a casa e mi ricordo di spruzzarlo, perché ho un po' un'avversione per i profumi. C'è stato un periodo della mia vita quando ero adolescente, ero impazzita e avevo un sacco di quei piccoli profumini da pochi, pochi soldini. Ovviamente, essendo un'adolescente squattrinata, non avevo dindini per comprarmi i grandi profumi, quindi compravo questi piccoli, pure quelli che uscivano dal CHOE o comunque dalle riviste per ragazzine. E ne mettevo sul mio corpo più e più durante la giornata, quindi li combinavo. Probabilmente, essendo anche un soggetto allergico, il mio corpo a un certo punto si è completamente dissociato da questa mia mania di mettermi profumi, e ogni volta che andavo a mettere un profumo, mi riempivo nella zona in cui spruzzavo o appoggiavo il profumo, mi riempivo di bolle, mi si infiammava tutta la zona. Quindi credo che mi sono procurata una piccola intolleranza da sola per mia incoscienza. Da un po' di tempo a questa parte ho ricominciato a utilizzare piccoli profumi. Questo è il mio primo profumo in full size da secoli. Secondo me forse è il mio proprio primo profumo in full size. Perché però ho paura sempre di avere le allergie, non li ho mai comprati, mi sembrava uno spreco. E comunque questo non mi fa allergia, mi piace tantissimo. Poi il profumo di fiore di ciliegio, che è molto delicato, non invasivo della personalità, o delle creme che utilizzi, mi piace anche come si combina con le creme. E mi sta piacendo, quindi probabilmente grazie a questo profumo io ricomincerò a far pace con i profumini, magari divento una signorina da profumo, una donna da profumo. Flormar, questo è il Calcium Gel Root to Tip Stranger. È un biscotto da 11 ml. La sostanza nutritiva presente nella struttura del gel di calcio penetra istantaneamente nelle unghie e rafforza l'unghia della cheratina. Dalla radice alla punta. Quanto odiano quando traducono con Google Translate, non sono in grado di comprendere quello che è stato tradotto e pari pari lo mettono sulle confezioni. Mi sembra di parlare di leggere una cosa non reale. Comunque, aiutando a prevenire la rottura delle unghie, contiene particolare pantotenato di calcio rinforzante. Non esiste questa parola comunque. 2 volte a settimana applicare in 2 strati su unghie pulite e non trattate. Potete anche applicarlo come sigillo strato sotto lo smalto desiderato. Mio Dio. Credo che voglio intendere, puoi metterlo sia così, senza metterci nulla, sia come base coat. Conservare, va bene, in un luogo asciutto. Allora, deve essere un made in Turchia, se non erro. Sì, un made in Turchia. La confezione si presenta così, è in azzurrino, quindi aiuta otticamente anche a sbiancare l'unghia. L'applicatore niente di particolare, semplice, anche un po' sfigatino, però prende bene il prodotto e lo distribuisce altrettanto bene sull'unghia, e il prodotto si accomoda con molta facilità sull'unghia, si distribuisce quasi da solo. Se all'inizio ci sono qualche striatura, quando poi il prodotto si asciuga si livella in automatico, quindi sotto questo punto di vista mi piace molto, così non mi va a rovinare anche l'effetto poi sulle unghie dei colori che vado a metterci dopo. L'asciugatura è molto rapida e da solo resiste più di 7 giorni. Non fa quell'antistetico scherzetto della pellicina che si
Sì, dopo un po', molti prodotti tipo top coat o comunque smalti trasparenti, dopo poco si trasforma in una piccola pellicola che ti viene proprio voglia di tirar via. Questo non lo fa. Purtroppo come base non mi piace, anche se l'ho utilizzata, perché fa filtrare diversi pigmenti. Ovviamente il pigmento nero, ma che te lo dico a fare. E fa filtrare anche il rosso, un altro di quei pigmenti ostici, però ho visto anche che mi è passato il rosino. Quando ho tolto un rosino, diciamo rosino, un color carne molto intenso, avevo l'unghia sotto rossiccia e non avevo messo rosso nelle settimane precedenti. Quindi come base in sé, quindi che non lascia trapelare i colori che poi si vanno a mettere sopra, no. Quindi io cosa faccio? Metto lei, quindi la base rinforzante, che come vi spiegavo prima per l'integratore, comunque le mie unghie sono state forti e sono forti anche grazie a questo top coat. Io do più il merito ovviamente agli integratori, ma anche il base coat fa il suo lavoro. Comunque metto il base coat, metto un semplice trasparente, dopodiché vado a mettere il colore, di modo tale che è sicuro che non mi trapela nulla. Quindi tutto ok, tranne che per la questione base coat di per sé. Ultimo prodotto per questo video, poi vado a bere perché c'ho la gola secca. Shampoo della Bottega Verde, la camomilla senza parabeni e coloranti, addolcente e ravvivante. Con estratto di fiori di camomilla, capelli chiari o biondi. Vero segreto di luminosità per i capelli chiari e biondi. A ogni lavaggio lascia la chioma meravigliosamente setosa e docile al pettine, accentuando tutta la sua brillantezza e facendo risaltare i suoi riflessi naturali. Ideale anche per lavaggi frequenti. Applicare, vabbè, il prodotto, vabbè. Come si lavano sempre i capelli, è un prodotto da 250 ml, è il mio primo shampoo alla camomilla di Bottega Verde e come gli altri che utilizzo ha un profumo alla camomilla super. Sapete che utilizzo tanto shampoo alla camomilla, ormai li ho testati tutti, quasi tutti quelli in commercio. No, sto scherzando, comunque Schultz lo utilizzo, Garnier lo utilizzo, Antica Arboristeria lo utilizzo. Questo qua l'ho preso una sola volta e mi è piaciuto tantissimo. È perché adoro il profumo. È vero che lascia i capelli leggermente profumati per poche ore, ovviamente, dallo shampoo, però veramente veramente bello, mi è piaciuto. Allora, perché mi è piaciuto? Inizia a perdere colpi. Allora, è un prodotto che fa una piccola schiuma leggerissima che però deterge molto il cuoio capelluto. Non lo deterge tanto da togliere tutto il sebo, quindi comunque la protezione al cuoio c'è e rimane, però lava tantissimo e lava benissimo la cute e ovviamente anche poi il capello, che risulta effettivamente molto brillante, molto vivo. Mi piace tantissimo. Per il fatto che sia facilmente dissecabile, nel senso che io dopo comunque utilizzo sempre un balsamo e non l'ho mai utilizzato senza un balsamo subito dopo. Però mi sta piacendo molto. Io poi lo utilizzo per gli shampoo frequenti e anche per gli shampoo ostici. Come vi ho già detto in alcune recensioni di prodotti shampoosi precedenti, io faccio allenamento il martedì e il mercoledì. Di norma non faccio lo shampoo tra questi due allenamenti per evitare di stressare troppo il capello e quindi lo shampoo lo posticipo o il mercoledì sera dopo l'allenamento o il giovedì mattina tranquillamente. Qualche volta mi è capitato anche di posticiparlo al giovedì sera, quindi avevo ovviamente i capelli molto sporchi. E con l'aggiunta anche di oli per trattare, per nutrire, eccetera, e da solo mi ha lavato anche i capelli in queste condizioni barbare, lasciando comunque sempre un gradevole profumo di camomillina che io adoro. Ok, anche questo video di recensione finisce qua, ho recensito tutto.
un, due, tre, sì. Io spero che queste recensioni ti siano state utili. Ti invito ovviamente a mettermi un pollice in su se ti è piaciuto questo video e se le recensioni ti sono state utili. Qui nell'ultima schermata trovi il tastino dell'iscrizione se non vuoi perdere i miei prossimi video. Ti invito a iscriverti al canale. Trovi il tastino dell'iscrizione anche giù nell'info box. Io nel frattempo ti ringrazio per avermi aperta e se ti va ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi. In gamba.